fu l'ultimo gruppo ad esibirsi nel 2019 prima dell'interruzione ed oggi è il primo coro a riavviare la bella e prestigiosa tradizione che il Collegium Vocale di Crema offre da 15 anni. Torna dopo 3 anni nelle città di Cremona e Crema il Girton College di Cambridge, coro inglese diretto da Gareth Wilson, che consta di 31 coristi e 6 strumenti barocchi. Un omaggio alla città di Cremona perché la musica proposta si unisce idealmente come un ponte all'ultimo tour del 2019, ponendo al centro delle esecuzioni il musicista cremonese Marcantonio Ingegneri e il suo discepolo, che supererà in fama il maestro, Claudio Monteverdi. Dopo il primo tour del 2019 hanno registrato un disco molto bello dedicato a Marcantonio Ingegneri. Io ho avuto l'onore di scrivere l'introduzione al loro libretto del disco. Nel frattempo ne hanno registrati altri 2, per cui dopo questo tour, dopo questa tournée del 2023, registreranno il 4° CD dedicato a Marcantonio Ingegneri e a Claudio Monteverdi. Sono registrati per la Toccata Classic, che è una casa discografica molto prestigiosa, e sono stati valutati dalla critica internazionale, dalle principali riviste di musica antica, ad un livello decisamente molto molto alto. Il Girton College di Cambridge si esibirà questa sera alle ore 21 all'interno del Summer Festival nella Cattedrale di Cremona e sabato 8 luglio alle ore 21 a Crema nell'Auditorium di San Bernardino per un concerto tutto cremasco. La cosa interessante è che quest'anno ricorre l'anniversario, 380 anni, della morte di Claudio Monteverdi, 1643. E quindi io ho voluto un po' fare un regalo a loro, nel senso che dovrebbe essere un tour memorabile per la loro storia, cioè andranno a cantare e a suonare nelle 3 città monteverdiane: Cremona, la città di nascita, Mantova, quando Monteverdi si trasferì sotto la corte dei Gonzaga, un po' la tappa intermedia, per poi arrivare nella Grande Venezia, dove attualmente è sepolto nella Basilica dei Frari.